Seconda, parenti, anche questa comincia nello stesso modo. Così sarà il regno di Dio. Quindi si parla di come la vita in riferimento a Lui, là dove Lui davvero è riconosciuto per quello che è. Un uomo doveva fare un lungo viaggio, qui un uomo poi diventa il padrone, poi diventa un re, insomma, è un po' da tutto. Chiamò dunque i suoi servi e affidò loro i suoi soldi. A uno consegnò, ecco, normalmente si tratta di 5 talenti, 2 talenti, 1 talento. Talento sono 60 kg, il talento. Poteva essere 60 kg d'oro o d'argento, di ferro, di piombo, di rame. Un talento, il talento ebraico è 60 kg, perché poi ogni popolo più o meno gli dava un valore non troppo, ma però un po' diverso. Comunque per gli ebrei, quindi il riferimento è, qui ha detto 500 monete d'oro, sono cifre enormi. Anche quello del un talento, che qui sono 100 monete, non è bazzecola, è una cosa seria, è una cifra enorme. Sì, qui si parla d'oro. Qui, in questo caso, per sé Matteo nel Vangelo non specifica oro o argento, però qui si prende oro, per cui era uno che ne aveva in più. Quindi da 500 monete a uno, 200 all'altro, 100 al terzo, a ciascuno secondo le sue capacità. E poi partì. Il servo che aveva ricevuto 500 monete andò subito a investire i soldi in un affare, e alla fine guadagnò altre 500 monete. Quello che ne aveva ricevute 200 fece lo stesso, alla fine ne guadagnò altre 200. Quello invece che ne aveva ricevute soltanto 100, scavò una buca in terra e vi nascose i soldi del suo padrone. Perché disprezza? No, no, perché ha paura. Ha paura di perderle. Perché se tu commerci, mica è garantito che farai degli affari che ti faranno guadagnare. Sapeva anche sbagliare. Dopo molto tempo il padrone tornò a casa e cominciò a fare i conti con i suoi servi. Venne il primo, quello che aveva ricevuto 500 monete d'oro, portò anche le altre 500 e disse: Signore, tu mi avevi consegnato 500 monete, guarda, ne ho guadagnate altre 500. E le lascia lì. Il padrone disse: bene, sei un servo bravo e fedele. Sei stato fedele in cose da poco, cioè miliardi in cose da poco, ti affiderò cose più importanti. Vieni a partecipare alla gioia del tuo Signore, entra nella mia intimità. Poi venne quello che aveva ricevuto 200 monete e disse: Signore, tu mi avevi consegnato 200 monete d'oro, guarda, ne ho guadagnate altre 200. E il padrone gli disse: bene, sei un servo bravo e fedele. Sei stato fedele in cose da poco, ti affiderò cose più importanti. La stessa cosa del primo. Vieni a partecipare alla gioia del tuo Signore. Infine venne quel servo che aveva ricevuto soltanto 100 monete d'oro e disse: Signore, io sapevo che sei un uomo duro, che raccogli anche dove non hai seminato e che fai vendemmia anche dove non hai coltivato. Ho avuto paura. E allora sono andato a nascondere i tuoi soldi sottoterra, ecco, te li restituisco. Ecco il tuo. Stronzolo, dice lui, infingardo. Qui è cattivo e fannullone. Servo infingardo. Dici di essere mio servo e invece fai i tuoi comodi e basta. Dunque sapevi che io raccolgo dove non ho seminato e faccio verdemmia. Pensate, Gesù ci tiene a la sua preoccupazione è la paura. Quindi sperava che, consegnando al padrone quello che aveva ricevuto, non avendo perso niente, che il padrone dicesse: vabbè, dai, va bene se... Invece il padrone dice: no, scusa, tu mi accusi di essere uno che arraffa anche ciò che non è suo e maltratti quello che ti do, il mio? Maltratti il mio, quello che ti ho consegnato da lavorare? No, dalle tue parole io ti condanno. Perché tu sapevi che io raccolgo dove non ho seminato e faccio vendemmia dove non ho coltivato, perciò dovevi almeno mettere in banca i miei soldi. Fai frattan punini, mettili in banca e al ritorno li avrei avuti indietro con interesse. Se avevi così paura, li metti in banca, se la banca viene assaltata dai banditi ci pensa lei. E dice: via, toglietegli le 100 monete e datele a quello che ne ha 1000.
perché, come dice il proverbio, chi molto ha riceverà ancora di più e sarà nell'abbondanza. Chi ha poco, gli porteranno via anche quel poco che ha. E questo servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridor di denti. Ha sbagliato tutto. Dice di essere un servo e invece pensa solo a se stesso e vive di paura. No, non ci siamo. Però c'è una cosa. All'inizio dice, c'è quasi una prescelta da parte del padrone, secondo le capacità di ciascuno. Esatto. Cioè, già in partenza, il padrone sa che questo può dare tot. Questo può dare tot e questo può dare tot. Ma c'è da lui perché questo qui può fidarsela da 5 padroni? Sì, e infatti non pretende neanche di più. Io ti ho dato 100 monete, che comunque era un patrimonio di quelli buoni, perché so che tu, più di tot, non hai le capacità per farlo. Perché? Non è questo di far tanto o far poco, è trafficare il talento che conta. Tu non l'hai trafficato, l'hai nascosto. Ma ascolti, che sei due che hanno trafficato, ci perdevano, perché negli affari si può perdere. Sì, ma nella parabola non ci perdono. Guadagnano, è la parabola. Guardate che Gesù, il problema non è guadagnare tanto, guadagnare poco, sta cercando di far riflettere con questa parabola. E Matteo l'ha ricordata qui perché gli serve qui, a questo punto, per chiudere il cerchio di cosa vuol dire mettersi in attesa della venuta di Gesù. Quindi a lui interessa chi funziona e chi non funziona. Non perché tenta e non ce la fa, perché si lascia prendere dalla paura, dal menefreghismo, eccetera. E... praticamente tutti dati a tutti in base alle loro capacità. E poi tutti hanno bisogno di riportare qualcosa. Ecco, notate. Devono usarli. Il talento va usato, va trafficato. Non ti è dato in custodia. Glieli dà perché li traffichino. Se tu per la paura di perderlo non lo traffichi, lo nascondi, ti freghi. Cioè, non fai quello che dovresti fare. Non condanna l'inattività di quel... Sentiamo. No, secondo me però, io insisto, perché il fatto stesso che prima mi dice, secondo le capacità di ciascuno, cioè io conosco a chi mi ha finito. Io vi conosco per quel che valete, per quel che valete, no, così, così, così e così. Ecco, poi? Per cui, povero diavolo, anche quello è il talento. Ma quello è il talento, lui lo conosceva come uno che poteva traficare il talento. Non cinque, ma uno sì. Si sta parlando di prova materiale, talento. Sì, talento vuol dire avere un dono, avere un qualcosa. Oh, notate. Non hai più talento. E come parliamo anche? Andiamo avanti adesso, cerchiamo di capirci.